Siamo con Luca Pacini, capitano della Crepocola. Ciao Luca. Ciao, boy. Ascolta, allora, oggi una partita bella sotto tutti i punti di vista. Avete tenuto bene il campo sin dall'inizio. Un giudizio sulla partita dei tuoi. Sì, una bella partita, però abbiamo iniziato un pochettino troppo tirati e questo non è da noi. Sicuramente avrà influito, diciamo, il nostro hobby prima della partita nello spogliatoio, che non c'è stato purtroppo oggi, però poi ci siamo ripresi ed è andata bene. Ti aspettavi qualcosa di meglio dagli avversari? No, io guardo la mia squadra, alla fine gli avversari all'andata ci hanno battuto, meritando, e noi penso che oggi abbiamo dimostrato di non essere meno di loro. Diciamo che il primato in classifica è giunto grazie a questa vittoria. Ancora non abbiamo il risultato della SPAR. Pensate, qualora la SPAR dovesse fare un risultato negativo, di consolidare sempre di più questo primato? Ma fondamentalmente noi giochiamo per divertirci, voi lo sapete, se arriviamo primi è tutto di guadagnato. Intanto giochiamo, stiamo vincendo e ci divertiamo. Un giudizio sulla prova di Pezzosi? Troppo scarso Vezzosi, oggi ha giocato malissimo. No, sarà a parte gli scherzi, Vezzosi lo conosciamo, l'anno scorso ci ha fatto la differenza, quest'anno sicuramente integrato per tutte le partite ci darà quel passo in più. La prossima partita col Caffè Sicilia. Dei dettagli su questa partita ci vuoi dire? No, sono un'ottimissima squadra e pure loro giocano da molto tempo insieme, quindi sono ben collaudati, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per poter ridare del filo da torcere sicuramente. Benissimo, allora ringraziamo Luca Pacini, lì nello studio.